Yolanda Ritz. Video, come state? Spero tutto bene. Nuovo video delle ore 18 del mercoledì pomeriggio. Fatemi sapere in un commento cosa state facendo in questo momento e a che ora vedrete questo video, se è proprio alle ore 18, perché di solito alle 18 non arrivo mai a notifica, ragazzi, non lo so. Parecchio tempo che non aprivo delle LOL fake. Fatemi sapere se vi piacciono le LOL fake giù in un commento e scrivete hashtag LOL unicorno, perché oggi andiamo ad aprire delle nuove LOL false fake unicornose, perché nel frattempo le LOL originali non fanno le LOL unicorno, ma dobbiamo vedere se queste qua in realtà sono davvero unicornose. Allora, sono fatte così, la scatola è veramente molto carina, le ho prese in edicola ovviamente, e dobbiamo vedere come sono fatte. Vi ricordate quando le presi io per la prima volta? Devo vedere se sono uguali a quelle che ho prese la prima volta. Ne ho comprate due e vediamo adesso insieme come sono. Andiamo ad aprire per prima questa qui, la confezione è molto carina. Sembra una confezione più che altro invernale. Allora, iniziamo a scartarla. Guardate! Unicorn! Che bella! Ok, è molto molto carina la confezione con l'unicorno sopra. Dobbiamo vedere adesso se, scartando i vari livelli, se ci sono le sorprese. Oh, però vi devo dire la verità, c'è qualcosa dentro. Cioè, dice addirittura che se aggiungiamo l'acqua esce la sorpresa. Serie qui. Dio, ragazzi, mi faccio un face palm da sola. Qui, serie 15. Kanusama manga la quarta, la quinta serie. Non poco, serie 15. Ma veramente, ragazzi. Allora, iniziamo a scartare e vediamo un pochettino se troviamo i vari livelli. Primo livello scartato e non troviamo assolutamente una cippa lippa. Poi vediamo il secondo livello. Però. Questa ball di questo colore non l'abbiamo mai trovata? O mi sbaglio, ragazzi? Non mi sbaglio, mi sa. Allora, prima sorpresina. Molti mi dicono, Yolanda, tu devi andare a scartare le sorpresine volta per volta. Va bene, io le vado a scartare anche in questo caso volta per volta. Andiamo ad aprire la bustina e vediamo cosa troviamo. Ok, però vi devo dire la verità, abbiamo trovato delle scarpine che devo dire non sono le mie preferite. Poi ci sono praticamente una collana giallo fluo e un biberon, e un ciucciotto giallo fluo. Devo ammettere che non è per niente male. Poi scartiamo il secondo livello e abbiamo trovato un'altra sorpresa insieme agli adesivi e agli indizi. Qua abbiamo un joystick e abbiamo una faccetta da nerd. Gaming Geek, questo vi devo dire che non l'abbiamo mai trovato, e in più questi qui che sono abitué, quindi scartiamo anche questa sorpresina. Io suppongo ci sia il biberon, e infatti, ragazzi, c'è una jar, un biberon che è rosa standard, insomma, chi lo sa. Ma attenzione, non me ne ero resa conto, abbiamo un'altra sorpresina laterale. Vediamo, abbiamo un però, ma sapete che questo vestito non puzza? Anzi, addirittura ha uno spacco questo vestitino. Che carino, molto carino, è viola, lilla, che mi sa che con il calore questo vestitino diventa violetto, cioè diventa chiaro, diventa più chiaro, vedete, con il calore. Andiamo a scartare la paua e vediamo un pochettino cosa troviamo. Ok, la pallina vi devo dire che non è male, il colore è veramente molto carino, e anche il gancetto da inserire all'interno non è per niente male, proprio, ve lo giuro, è proprio carina. Devo ammettere che è proprio carina, è fatta bene. Poi qua, ragazzi, ci sarà mai uscito il cerchietto unicorno? Perché sulla confezione c'è il cerchietto unicorno, mi basta anche solo quello, vediamo. No, ma ragazzi, allora, voi mi dovete dire, una LOL fake unicorno ci vanno ad uscire le orecchie da coniglio, ma c'è qualcosa che non va, o come dico io, c'è qual quadra che non cosa. Allora, abbiamo adesso invece la vera e propria LOL, vediamo. Oh, olè! Ah! Ah!
Sì. Oh no, attenzione! Ragazzi, ma cos'è sto coso? Oddio! Allora, un attimo. Ok, mamma mia, raga, questa LOL non mi piace minimamente. Non mi piace. Intanto ringraziamo il cagnolino sempre presente nei nostri video. Oh mamma mia, ragazzi. Oh mamma mia, cioè nel senso, no, la mia risposta è assolutamente no. Purtroppo se ne è caduto il braccino della LOL e mi dispiace tantissimo. Allora, no, il corpo non mi piace minimamente. Allora, la LOL è fatta così, vedete? No, raga, non mi piace. Non mi piace per niente. Però l'unica cosa carina sono questi. Cioè, praticamente, cos'è? Questo lo togliamo. C'è il cornetto con le orecchie. Questo mi piace. Questo è molto carino. Devo dire che dà un tocco in più alla sfera. Guardate, abbiamo una sfera unicorno, almeno questo. Abbiamo tre cerchietti, tra cui uno che è un fiocchetto, uno che è un coniglietto e uno che è il corno di un unicorno. Però ovviamente, se essendo LOL unicorno, dobbiamo andare a mettere il cerchietto unicorno, cioè come giusto che sia, ragazzi, cioè, nel senso. Ok, le va malissimo. Andiamo la prima a vestire, facciamo una cosa. Mettiamo questo vestitino, ragazzi, che ragazzi, sta LOL cade a pezzi. Allora, ragazzi, la mia risposta è decisamente no. Per la bambola, però per il pacchettino, il packaging per la sfera è molto carina. La bambolina non mi piace più di tanto perché è veramente molto fragile, i pezzi se ne cadono e potrebbe non potrebbe essere una cosa positiva, insomma. Poi no, è un po' scena, vi devo dire la verità. Questo corno che è lunghissimo, è veramente lungo sto corno. Cioè, la differenza tra queste bamboline carine e pucciosine che sono sulla scatola a questa è veramente abissale. Però almeno abbiamo due cerchietti intercambiabili. Va. Diciamo che questo forse è un punto in più. Qua va il biberon e ci entra, ragazzi. Dai, almeno si siede in questo modo e tac, almeno funziona. E qua abbiamo tutti i suoi oggettini. Vabbè, ya. Yeah. Sostanzialmente non è affatto male. Questa la mettiamo da parte. Adesso dobbiamo solamente sperare che in quest'altra qui non ci sia un doppione. E vediamo un pochettino come questa qua. Allora, ovviamente il packaging è uguale. Sfera è gialla, però devo dire è gialla fosforescente. Attenzione ragazzi miei, attenzione ragazzi miei, è gialla fosforescente. Abbiamo il primo e andiamo a vedere che cos'è. Il primo è il biberon, credo sia il biberon, sì è il biberon. Vediamo se è uguale. Vediamo se è uguale. Sì ragazzi, uguale, dai, è uguale. Poi vediamo invece prossimo strato, vediamo un pochettino se ci escono le cose uguali. Sì, è uguale, ma tanto troveremo uguale sempre tutto, ragazzi. Vediamo se il vestito. Oh, però, attenzione. Oddio, la sfera stava cadendo. Vediamo, attenzione, il vestito è diverso ed è arancione. Vediamo se cambia colore anche questo. Sì, wow, cambia colore anche questo, ragazzi, con il calore e diventa giallo. Wow, che tecnologia pazzesca. Fantastico. Questa sfera, devo dire, adesso che la vedo, è tra il giallo ed il verde. È un po' strana, però vabbè. Allora, vediamo le scarpine e tutti gli accessori. Ah, allora, le scarpine sempre uguali rosse, mentre gli accessori è il ciucciotto rosa e la collana perlata. Vi devo dire la verità. Dentro qua abbiamo la pizza, come per i low boy. Wow, cosa? Vediamo, apriamo e vediamo un pochettino. Allora, non ho visto la LOL, ragazzi, non la voglio vedere, la vedo dopo cosa mi aspetta. Allora, abbiamo, attenzione, un cerchietto azzurro, un cerchietto rosa, come per quello lì. Adesso vediamo la LOL se è uguale, io spero di no. Almeno è cambiata, ragazzi, la LOL almeno è cambiata, abbiamo una LOL differente. Il corno sul coso è uguale. Allora, cosa? Ragazzi, abbiamo trovato due corpi e ve lo giuro non è suo. Ce l'ha. Beh, che cos'è questa cosa? Che stranezza, oh mio Dio. Abbiamo trovato due corpi. Uno senza testa e uno con la testa. Vediamo qual è un pochettino meglio. Forse questo. Oh mamma mia, ragazzi.
mettiamo le scarpettine rosse, mettiamo il ciucciotto, ma se ricade anche la testa, raga. Allora, vado a mettere il ciucciotto che è rosa. Non è uscito il corno dell'unicorno. Ehi, invece del corno dell'unicorno hanno messo il corpo. Ma no, ma dai. Vabbè. Pazienza, cioè non ne faccio una tragedia, però cavoletti, cioè se voi dite che è unicorno, mettetecelo st'unicorno all'interno. Comunque, vabbè, mettiamo questa cosa sopra la testolina della. Vabbè, già. Allora, possiamo mettere questo qua e le orecchie dell'unicorno alla sfera. Ya, raga, che dire? Cioè, nel senso, se ne cade anche la testa di nuovo. Mamma mia, ragazzi, questa cosa che se ne cade la testa. Cioè, sono usciti due corpi all'interno di una sola LOL, che è veramente molto strana. Mettiamo come anche qua il biberon, mettiamo la nostra LOL qua. E tutto quanto. Io direi che sta bene così la nostra LOL. Veramente stranissima, ma vabbè, pazienza. Allora, queste sono le cose che abbiamo trovato all'interno di queste nostre LOL fake. Unicorno. Cosa dire, ragazzi? Non, veramente non ho parole. Descrivete voi questa cosa della LOL unicorno, vi prego. Qua almeno è uscito il corno dell'unicorno e la sfera è unicornosa. Anche questo qua è unicornosa. Qua non c'è. Pazienza. Va bene, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto. Vi mando un bacione fortissimo. Se volete altri video di LOL fake o di LOL, lasciate un commento sotto. Vi voglio bene. Come sempre, ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye!